Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel giardino del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo e dinanzi al portoncino, dove qui Padre Pio benediceva le persone, gli sposi, le auto, gli animali. Era un luogo di ritrovo di tanti figli spirituali. Perché in questo luogo oggi? Per raccontarvi quanto era importante per Padre Pio questa grande preghiera verso le anime del purgatorio. Le anime del purgatorio ebbero un posto speciale nella vita di Padre Pio, infatti furono costantemente ricordate nelle sante messe e nelle sue quotidiane preghiere. Padre Pio, una volta mentre conversava proprio con alcuni frati che lo interrogavano sull'importanza delle preghiere di suffragio per le anime del purgatorio, disse: su questa montagna qui a San Giovanni Rotondo salgono più anime purganti che uomini viventi ad assistere alle mie messe, a cercare le mie preghiere. Questo è un altro luogo dove le cronache e anche la stessa cronistoria, gli stessi confratelli raccontano dell'incontro di Padre Pio con diverse anime del purgatorio. E proprio in questo luogo, proprio accanto alla foresteria, ci sono tanti episodi che testimoniano questo. E quell'affermazione che abbiamo appena ascoltato, che conversando Padre Pio ha comunicato ai due suoi confratelli, ci stupisce, perché durante i 52 anni trascorsi qui a San Giovanni Rotondo, tra queste mura, in questo convento, Padre Pio fu visitato da una moltitudine di persone. Purtuttavia egli fece questa affermazione indicando chiaramente che i suoi contatti con le anime dei defunti superavano di gran lunga il numero delle persone viventi. Evidentemente quelle anime conoscevano bene il suo cuore. Cuore simile, potremmo proprio dire, ad un vulcano ardente di carità per le anime sofferenti. In effetti Padre Pio scrisse proprio questo: se so che una persona è afflitta sia nell'anima che nel corpo, che non farei presso il Signore per vederla libera dei suoi mali? Volentieri mi addosserei pur di vederla andar salva tutte le sue afflizioni, cedendo in suo favore i frutti di tali sofferenze, se il Signore me lo permettesse. E allora il profondo amore di Padre Pio per il prossimo talvolta lo fece anche ammalare fisicamente. Egli desiderava e spasimava per la salvezza e la felicità dei fratelli, a tal punto da dover ammettere: sono vertiginosamente trasportato a vivere per i fratelli e per conseguenza ad inebriarmi e satollarmi. Scrive proprio così Padre Pio di quei dolori che pur vado irresistibilmente